Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La scuola è finita, gli esami di maturità pure, ma gli studenti universitari in questo periodo si trovano a dare i primi esami di sessione. Alcuni di voi hanno un esame sulle variabili aleatorie e le distribuzioni di probabilità e mi ha chiesto di preparare dei video per vedere insieme degli esercizi su questi argomenti. Ed eccomi qua, oggi iniziamo con il primo video sulle variabili aleatorie. Innanzitutto, che cos'è una variabile aleatoria? È una variabile che può assumere valori diversi in dipendenza da qualche fenomeno casuale. Solitamente io faccio un esperimento, questo esperimento potrebbe avere un numero di esiti e quindi la mia variabile aleatoria x tiene conto di questi possibili esiti. Facciamo un esempio concreto. Lancio un dado e chiamo x la variabile aleatoria uscita di una faccia. Chiaramente x può assumere il valore 1, oppure 2, oppure 3, 4, 5, 6. Perché appunto quando io lancio un dado può uscire la faccia 1 oppure la faccia 2 e così via. Quindi lo spazio dei possibili valori di x è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oppure un altro esempio concreto è x variabile aleatoria che tiene conto del lancio di una moneta. Quando io lancio una moneta, i possibili casi sono o esce testa o esce croce. Quindi x come possibili valori sarà t, che esce testa, oppure C, croce. Data una variabile aleatoria, distinguiamo due possibili casi. O la variabile aleatoria è discreta, oppure è continua. Discreta vuol dire che X assume un numero finito di valori, come abbiamo appena detto con il lancio di un dado o il lancio di una moneta. Nel caso di continua, X non assume un numero finito di valori, bensì appartiene a un range, a un intervallo specifico. Per esempio, supponiamo che x sia la variabile aleatoria che misura l'altezza di un uomo preso su un campione di una popolazione. Chiaramente i possibili valori potrebbero essere 175 cm, 175,2 cm, 174,8, 172, ok? Quindi la variabile aleatoria appartiene a un intervallo. Prima di partire con gli esercizi andiamo un attimo a ripassare alcune definizioni. X è la variabile aleatoria e x1, x2, xn sono i possibili valori che essa assume. P1 è la probabilità che x sia uguale a x1. P2 è la probabilità che x sia uguale a x2. Molto spesso in alcuni esercizi ho bisogno di calcolare la probabilità che x assuma un numero di valori minori di xi. Si introduce in questo caso la funzione di distribuzione indicata con f di xi che corrisponde alla probabilità che la variabile aleatoria x sia minore o uguale di xi, che in termini pratici vuol dire andare a calcolare la probabilità che x sia uguale a x1, la probabilità che x sia uguale a x2, fino a calcolare la probabilità che x sia uguale a xi. Queste probabilità hanno due proprietà. Innanzitutto ciascuna probabilità è maggiore o uguale di 0, quindi io non posso avere una probabilità negativa. La probabilità che esca 1 nel lancio di un dado è un sesto, non sarà mai meno 1 o meno un sesto. La probabilità che esca la testa nel lancio di una moneta è un mezzo. E la seconda proprietà è che la somma di tutte le probabilità fa sempre 1. Infatti, la probabilità che esca testa è un mezzo, la probabilità che esca croce è un mezzo, la somma delle probabilità fa 1. Allo stesso modo, la probabilità che esca 1 nel lancio di un dado è un sesto, allo stesso modo la probabilità che esca 2, un sesto e così via. La somma di tutte le probabilità del lancio di un dado fa appunto un sesto più un sesto più un sesto per 6 volte, perché sono 6 possibili casi, e dunque 1. E qui siamo nel caso discreto. Prima di andare a spiegare il continuo, andiamo a fare un esercizio pratico. Si effettuano due lanci consecutivi di una moneta, sia x la variabile aleatoria che conta il numero di volte che esce testa. Andiamo a completare questa tabella per andare a vedere quali sono i possibili valori che assume x. X è il numero di volte che esce testa. Io lancio due monete, quindi o non esce mai testa, quindi 0 volte, o esce una sola volta, oppure
In entrambi i lanci esce test, quindi in questo caso due volte. Andiamo ora a trovare ciascuna probabilità. Prima di tutto facciamo uno schemino. Quando lancio due monete io posso avere esce testa al primo lancio ed esce testa anche al secondo lancio, oppure esce testa al primo, croce al secondo, viceversa, croce al primo, testa al secondo, oppure croce croce. Quindi la probabilità che esca 0 volte testa vuol dire la probabilità che esca croce e croce, e quindi è 1 su 4. La probabilità che esca testa una volta sola vuol dire la probabilità che possa uscire testa croce oppure croce testa. Quindi abbiamo 2 casi su 4, 2/4, quindi 1/2. La probabilità che esca 2 volte testa, siamo in questa situazione, quindi 1/4. Questa è la nostra distribuzione di probabilità della nostra variabile aleatoria discreta. Come potete vedere, assume un numero finito di valori, 0, 1, 2. Ciascuna probabilità è positiva, la somma di tutte le probabilità fa 1. 1/4 più 1/2 più 1/4 fa 1. Vediamo un altro esercizio sulla variabile aleatoria discreta e poi passiamo a quella continua. Supponiamo di avere una funzione f di x fatta in questo modo, con x che assume valori 1, 2 oppure 3. Dobbiamo andare a verificare che f di x è effettivamente una distribuzione di probabilità di una variabile aleatoria discreta. Si tratta di andare a verificare le due proprietà che abbiamo visto prima. Quindi andiamo a calcolare le singole probabilità. La probabilità che x assuma valore 1 vuol dire andare a trovare f di 1, sostituendo viene sopra 4 e sotto 15. Allo stesso modo per gli altri due valori. Come possiamo vedere, le singole probabilità sono tutte positive, la somma di tutte e tre, P1 più P2 più P3, fa 1, perché 4 più 5 più 6 fa 15, 15 quindicesimi 1, quindi sì, questa è una distribuzione di probabilità discreta. Passiamo ora a vedere il caso continuo. Una variabile aleatoria continua assume valori in un intervallo, anche illimitato, e la probabilità che x sia minore o uguale di un valore si trova con l'integrale calcolato da meno infinito a x di f di t, dove f si chiama densità di probabilità ed è una funzione associata ad x che descrive completamente la variabile aleatoria. La funzione di densità, questa f piccolo, ha due proprietà che, come potete vedere, sono molto simili al caso discreto, ovvero è sempre maggiore o uguale di 0 per ogni valore di x appartenente ai numeri reali, e così come prima sapevamo che la somma di tutte le singole probabilità faceva 1, anche qui l'integrale calcolato agli estremi meno infinito più infinito fa 1. Queste due proprietà caratterizzano le funzioni di densità. La funzione di distribuzione f grande di x appunto si scrive con questo integrale. Capite bene da questa definizione che se voglio calcolare la probabilità che x sia uguale a n fa 0. Perché? Perché io so che la probabilità che x sia minore o uguale di n si calcola da meno infinito a n. Se voglio calcolare la probabilità che x sia esattamente n, devo calcolare l'integrale tra n e n di una funzione, e per la proprietà degli integrali sapete che questa fa 0. Vediamo un esempio pratico. Abbiamo questa funzione definita a tratti, quindi vale x diviso 8 nell'intervallo 0,4, 0 altrimenti. Prima di tutto verifichiamo che f è una densità di probabilità di una variabile aleatoria continua. Si tratta di verificare le due proprietà che abbiamo visto prima. Innanzitutto f di x è positivo per ogni x appartenente ai reali? Sì, perché per x compresa tra 0 e 4 è positivo, perché chiaramente ho un numero positivo diviso un numero positivo che è sempre positivo. Negli altri casi vale sempre 0 e quindi in tutto l'intervallo reale la funzione è o maggiore o uguale a 0. Seconda proprietà, l'integrale calcolato da meno infinito a più infinito della funzione deve valere 1. Andiamo a vedere. L'integrale da meno infinito a più infinito si traduce nell'integrale da 0 e 4, perché altrimenti la funzione è 0, quindi l'integrale di 0 fa 0. Per cui dobbiamo verificare che questo integrale fa effettivamente 1. La primitiva di x diviso 8
è x alla seconda diviso 16. Se non vi ricordate come si trova, andate a ripassare la playlist integrali. Dobbiamo calcolarla agli estremi dell'intervallo. Andiamo a sostituire 4 alla seconda 16 diviso 16. Meno, dobbiamo andare a sostituire 0, 0 diviso qualcosa fa 0. E abbiamo trovato che fa 1. Quindi effettivamente questa è una densità di probabilità. Ora andiamo a calcolare la probabilità che x sia minore di 2. Secondo la definizione che abbiamo visto, si tratta di andare a calcolare questo integrale. La mia funzione da meno infinito a 0 vale 0, quindi calcolare questo intervallo qui significa andare a calcolare l'integrale tra 0 e 2, giusto? Quindi la primitiva è sempre la stessa e viene 2 alla seconda 4 sedicesimi, che semplificato fa 1/4. Ultima, andiamo a calcolare la probabilità che x sia compreso tra 1 e 3. 1 e 3 fanno parte di questo intervallo e quindi andiamo a calcolare l'integrale tra 1 e 3 di x fratto 8. La primitiva è sempre x alla seconda diviso 16, calcolata agli estremi, 1 e 3. 3 alla seconda 9 sedicesimi meno 1 sedicesimo, che fa 8 sedicesimi, semplificato 1/2. Ok ragazzi, fino a qui abbiamo visto la differenza tra una variabile aleatoria discreta e una continua. E abbiamo introdotto due concetti importanti, la densità di probabilità e la funzione di distribuzione. La densità di probabilità è quella funzione che assegna una probabilità relativa a ogni possibile valore di una variabile aleatoria, quelle che prima abbiamo chiamato PDI, le singole probabilità. La funzione di distribuzione invece è quella funzione che restituisce la probabilità cumulativa di ottenere un valore minore o uguale a un determinato valore, quella che prima abbiamo chiamato P di x minore o uguale di xi. La funzione di distribuzione solitamente nella letteratura si descrive sempre con F maiuscolo. Domani andremo a vedere come si trovano il valore atteso, noto anche come media, la varianza e la deviazione standard. Ok ragazzi, questi sono gli esercizi per mettervi un po' alla prova. Li ho presi da alcuni libri di università. Ho cercato di prenderli misti, spero che non siano troppo facili, ma nemmeno troppo difficili. In caso fatemelo sapere in chat. E anche per oggi siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, allenatevi, allenatevi, allenatevi. Potete avere il miglior insegnante del mondo, potete capire tutto dei miei video, ma se non fate pratica non serve a nulla guardare soltanto. Vi ho sempre detto che io sono la vostra coach, il vostro personal trainer, e come tutti i personal trainer ci vuole la teoria e poi dopo mettere in pratica, ok? Fatemi sapere qui nei commenti come sono andati i vostri esercizi. Scrivetemi anche se c'è qualche esercizio che non vi viene o, come è successo qualche tempo fa, di cui ho sbagliato la soluzione, ma voi ve ne siete accorti subito, bravissimi. E se volete vedere altri video di questo tipo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io vi saluto con il mio solito motto: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.